Alberto Mazzacca. Un carissimo saluto innanzitutto all'artista, colui che questa sera sarà al centro della nostra attenzione, Simone Cristicchi, che abbiamo incontrato nei giorni scorsi nella nostra città e che ha scoperto, ne siamo molto felici, il nostro teatro, che ci diceva quando a Roma spiegava che sarebbe venuto a Cagli, la risposta era: ah, ma come, è il teatro di Cagli, quindi altri avevano già questa percezione di un teatro che, come noi sappiamo, ha fatto molto negli anni. Saluto anche Vito Inserra, il portavoce del tavolo regionale Marche Salute Mentale, Paolo Nanni, promotore del progetto Stammi Bene, ASL di Macerata, e saluto tutti voi per questo incontro sulla narrazione tra impegno sociale e attività artistica. Vi porto il saluto del nostro sindaco Patrizio Catena, che non può essere con noi questa sera. Questa è la nostra seconda conferenza della giornata. Stamattina ero a Fama per una conferenza che invece era di altro tema, che riguardava Vitruvio e la famiglia, e che porterà nei prossimi giorni 20 studenti a Cagli per un workshop legato alla Flaminia, un grande progetto di cui però parleremo non questa sera, ma nei giorni prossimi. Quindi ecco, un carissimo saluto. Apriamo questa sera, come voi ben sapete, con l'altra conferenza stampa, quella di inaugurazione, il cartellone che abbiamo realizzato sul palcoscenico del Teatro Comunale. Eravamo circa un'ottantina di persone in una domenica pomeriggio. Ecco, questa sera si apre il cartellone, che trovate anche in questo pieghevole formato, di grande formato, e che, come ho già spiegato alla conferenza stampa di apertura di presentazione del cartellone, non è tutta la proposta del Teatro Comunale di Cagli, perché abbiamo in serbo un po' di sorprese che tireremo fuori dal cilindro con Massimo Cugliani, che è il nuovo presidente e amministratore dell'istituzione teatro e che cura l'aspetto della direzione artistica del nostro Teatro di Cagli. Ecco, quindi davvero un caloroso saluto a tutti voi, e una buona sera, un buon inizio di serata, partendo proprio da questo momento importante, con la disponibilità di Simone Cristicchi e degli altri che sono intorno a questo tavolo. Grazie. Siamo in tanti su questo palco, quindi gli interventi li faremo con una sorta di narrazione in progress, tanto è che il titolo Alla salute con il punto esclamativo è un po' un inno alla vita, e narrazioni fra impegno sociale e attività artistica è il tema che trattiamo in maniera molto, di testimonianza. Non vogliamo fare un convegno, quindi sono esperienze che mettiamo a disposizione così del nostro patrimonio. Allora, i quattro interventi lo faccio subito in questo momento per dare ancora più opportunità agli altri di affrontare queste belle tematiche. I quattro interventi giocano su un argomenti che possono essere alla fine tutti collegati con un filo conduttore, perché in effetti capirete che nel momento in cui vengo a presentare gli autori, forse a questo punto possiamo dire che abbiamo una sola moltitudine, per intenderci, alla persona. Allora, quando proprio ieri un fotografo, Willem Brass, dopo addirittura 95 anni di bella esistenza e brutta esistenza, bella dopo la prigionia, molto brutta in quel periodo, appunto quando nei campi di concentramento fece 40.000 fotografie. Se le vedete, sono fotografie che sembrano una sorta di diario di belle presenze, di belle persone che sono entrate nell'ottica di farsi fotografare più per riservare un futuro che un passato. Al contrario, come appunto dice Roland Barthes, praticamente ogni fotografia è la testimonianza di un qualcosa del passato, se non della morte.
E per quanto concerne appunto l'ultimo monumento che è stato fatto a Berlino proprio l'altro ieri con la presenza della Merkel, che praticamente è un segno di riconoscimento nei confronti di 500.000, forse anche di più, Rom e Sinti, un monumento che ha un valore simbolico. Naturalmente, voi sapete, i monumenti per queste celebrazioni non è che assumano mai grandissime valenze artistiche, se non valenze ideali. Ecco, questo monumento al centro una struttura di color grigio porta una piattaforma triangolare e sopra questa piattaforma c'è una rosa. Ecco, l'impegno dei tedeschi è di cambiare quella rosa ogni giorno. E quando parliamo di questi fatti che sembrano tanto lontani, alla fine queste due note di cronaca che ho detto poc'anzi ci dimostrano che in effetti c'è un'attenzione, c'è un interesse ancora vivo, quasi al punto in cui facciamo ancora fatica a lasciare tutto nel dimenticatoio e non vogliamo lasciare nel dimenticatoio. Ma proprio perché la nostra intenzione è quella di uscire da una logica del passato e quindi di guardare soprattutto al nostro presente, pensando magari anche a cose che non si debbano ripetere in futuro, quando si parla appunto di campi di concentramento non è una cosa che riguarda solo il passato, anzi con Vita in Serra si è già pensato che il 27 di gennaio, invece di parlare di campi di concentramento degli anni 40-45, parleremo degli ospedali psichiatrici, perché in effetti gli OPG, i famosi OPG, sembra una cosa strana che ancora oggi si deve parlare di campi di concentramento esistenti, ma in effetti c'è una battaglia che stanno portando avanti alcuni parlamentari in modo trasversale affinché questi OPG, ospedali psichiatrici giuridici, insomma, non siano più attivi. E quando appunto questa sera abbiamo uno spettacolo che prende in considerazione una tematica anche diciamo così molto lontana dagli anni di Simone Cristicchi, dagli anni miei, ma vicinissima, perché lui parla del nonno, io posso parlare del padre e qualcuno ancora in vita può parlare di se stesso, quindi se c'è una testimonianza da fare, ecco che sono i veri testimoni che possono veramente confermare che non c'è niente di fantascientifico, che non c'è niente che può essere messo in discussione, che può essere negato. Allora, proprio per una questione così di scaletta, non so se Simone vuoi che ti passi subito la parola, vuoi ascoltare qualche altro intervento? Sì, scendo giù a finire. No? Bene, allora, alcuni volumi che ha scritto, alcuni libri che ha scritto Simone Cristicchi proprio parlano dei temi della malattia mentale, dei manicomi, uno dialoghi civili, l'altro è il centro di igiene mentale, ma appunto lo spettacolo è già un altro codice, un altro modo di parlare, questo magari lo vediamo stasera, mentre se andiamo nel campo dell'immaginario visivo possiamo anche vedere quanto interesse hai avuto nel campo appunto dell'espressione artistica in questa tematica. Basti pensare ai corti in TV, Lettere da manicomio, che fatto insomma è una frequentazione continua sia musicale con le canzoni sia sul piano visivo che stasera con lo spettacolo. Se vuoi aggiungere qualcosa extra spettacolo o dentro lo spettacolo, ti lasciamo la parola. Innanzitutto grazie per essere venuti. Veramente io ho cominciato a raccogliere delle storie nel 2006, nell'ottobre 2006, quando una casa editrice mi propose di scrivere un libro. Io in quel momento ero intento a realizzare un documentario sulle storie dell'ex manicomio, insomma, dell'ospedale psichiatrico, fino alla legge 180 del 1978 e anche oltre, quindi quello che è oggi riferito alla salute mentale. Quindi da lì ho cominciato a togliermi dal centro in qualche modo e dare la parola, dare il microfono all'altro. Infatti giravo con questa sedia di legno gialla di città in città, di manicomio in manicomio, e
Su quella sedia realizzavo le mie interviste, facevo sedere la persona, che doveva essere un bambino, uno psichiatra, un paziente, oppure un matto, un infermiere, e su quella sedia, che poi è diventata il simbolo del mio lavoro, su quella sedia sono sedute più di 150 persone. Quella sedia poi la portai al Festival di Sanremo insieme a me, ci montavo sopra alla fine di Ti regalerò una rosa, dell'esibizione per mimare questo volo, che è un volo di recupero di dignità del malato, e non è un suicidio come altri hanno voluto interpretare. E tornando alla questione delle storie, io ho cominciato lì ad appassionarmi a questo enorme patrimonio che abbiamo a disposizione, che spesso mi rendo conto io non avevo mai preso in considerazione, che è la memoria degli anziani, soprattutto gli anziani che hanno vissuto quel periodo storico, cioè la Seconda Guerra Mondiale, un altro momento di grande follia, possiamo dire, no? E da lì quindi è nata la voglia di dare una voce alle persone che sono state semplicemente inghiottite dal vortice della storia, questi terremoti della storia, in particolare la Seconda Guerra Mondiale. Questo secondo capitolo di ricerca sulla memoria è nato però da qualcosa di un po' più singolare, perché mio nonno Rinaldo, io sapevo che lui aveva partecipato alla campagna di Russia del 41-43, dove sappiamo attraverso le testimonianze morirono quasi 100.000 ragazzi, e, però di questa storia mio nonno era uno che raccontava tantissimo della sua vita, di questo particolare episodio della sua vita, cioè del suo essersi salvato per caso, per miracolo, dalla guerra di Russia, di questo lui non voleva mai parlare, raccontava solo alcuni episodi divertenti sull'argomento e poi si chiudeva in un silenzio, che è il silenzio forse di chi vuole rimuovere, di chi vuole dimenticare, o forse il silenzio che non voleva magari dire, chi lo sa, poi queste sono mie supposizioni, non voleva magari dire che aveva sparato a qualcuno, che aveva ammazzato qualcuno, perché i nostri nonni che sono stati in guerra, chiaramente nella maggior parte dei casi, insomma, avevano un fucile in mano, una pistola, eccetera. E quando si vuole nascondere, questo vuol dire che c'è un grande silenzio che va a coprire queste storie di vita. Quando è morto ho cominciato a cercare la sua storia nei libri di Mario Rigoni Stella, di Giulio Bedeschi, 100.000 gavette di ghiaccio, di Sergente, Sergente nella neve, eccetera, e tantissimi altri libri molto belli sull'argomento, però nessuno aveva mai parlato della divisione Torino, che era quella che partì da Roma, dal centro Italia. Tutti noi conosciamo la guerra di Russia perché ci andarono gli alpini, sembra quasi che ci sono andati solo loro, gli alpini, a morire in Russia. La realtà è che una parte dei soldati che andarono in Russia erano gli alpini, che poi tra l'altro arrivarono nel 43. Non fecero tutta la prima parte della guerra, però noi conosciamo la guerra di Russia per questo motivo, proprio perché i più grandi romanzi scritti sull'argomento hanno come protagonisti gli alpini, che forse sono stati quelli che hanno sacrificato il maggior numero di uomini sul fronte russo. Quindi di mio nonno Rinaldo e dei suoi commilitoni romani, romanacci, partiti dalla caserma della Cecchignola, nessuno se n'era mai occupato. E, tranne uno, si chiama Elia Marcelli. Elia Marcelli è stato reduce anche lui, sopravvissuto alla guerra di Russia, e ha scritto nell'ultima parte della sua vita un poema in ottava romanesca, I Romani in Russia. Quindi io, quando sono riuscito a trovare, ad avere tra le mani questo poema in ottava romanesca, ho deciso di cimentarmi nella difficile parte di attore, quindi ho debuttato come attore ufficialmente 2 anni e mezzo fa con questo racconto in versi. E girando l'Italia con questa tournée, mi ha portato a fare queste 200 repliche, ho pensato bene di andare a chiedere di città in città, appunto, altre andare a cercare altri nonni che ancora erano vivi, 95, 96, quasi 98 anni l'ultimo, persone che magari avevano una storia da raccontare ma non avevano mai avuto nessuno che gliel'era andato a chiedere. Infatti il Signore mi raccontò un episodio e la moglie e il figlio lo guardavano con occhi straniati, perché non aveva mai detto cose del genere, e lui gli rispose: perché voi non me l'avete mai chiesto. E allora, ecco, è nato un altro viaggio della memoria dei partigiani, che è stato
sul fronte russo, in Africa, oppure chi ha subito per caso un bombardamento, storie di bambini e molte donne che ho intervistato, in un libro che poi ho raccolto e che ne contiene, dei piccoli racconti, ne contiene 57. E, chiaramente volevo fare un percorso cronologico, cioè facciamo raccontare la storia agli anziani, no? Vediamo quello che esce fuori, a seconda delle varie esperienze, mettere in un ordine cronologico, incasellare i vari episodi, però alla fine mi sono reso conto che era un mosaico, questo libro era un mosaico incompleto per definizione, cioè, proprio perché è impossibile racchiudere in un libro solo, no? Tutte le storie sull'argomento. Quindi ho preferito puntare l'occhio di bue sull'emozione della memoria, cioè qual è l'emozione che ricordando un periodo della nostra vita ci viene fuori spontaneamente, quindi la spontaneità dei racconti e l'emozione di cui sono permeati è sicuramente il punto di vista migliore che potessi scegliere, almeno per quanto è il mio gusto. Quindi è uno spettacolo, sì, sulla memoria, ne abbiamo visti tanti, abbiamo visto Marco Paolini, abbiamo visto grandi attori, Mario Vadia, Celestini, eccetera, ma è soprattutto uno spettacolo sull'emozione, anche sul divertimento, perché è uno spettacolo dove si ride, per assurdo nella tragedia si ride, perché l'umanità è amplificata dalla guerra, da questo elemento incombente, e quindi ogni sentimento, che sia esso l'amore, la solidarietà, oppure l'egoismo più totale, l'odio, cioè tutto è amplificato e di conseguenza ci sono anche degli episodi per assurdo divertenti. Chiudo dicendo che per me questo è un omaggio, questo libro e questo spettacolo di stasera è un omaggio sicuramente a mio nonno e a tutte quelle persone che con grande senso civico hanno voluto donarmi questi testamenti di memoria. Quindi è come se fossero questa sera sul palcoscenico insieme a me questi signori che nel frattempo il libro poi è stato pubblicato, alcuni di loro sono morti, anche perché stiamo parlando di ultra novantenni. E quindi dedico con grande emozione questo debutto qui a Cagliari, lo dedico a loro che sicuramente sarebbero stati molto felici di sentire le loro vite raccontate sul palcoscenico. Possa fare io o un altro attore, non importa. E quindi sono molto emozionato di questa prima e vado giù a rifinire le ultime cose e vi ringrazio di cuore. Grazie. Qualche speranza c'è, non c'è solo il pessimismo, ma c'è un ottimismo, qualcuno dice della volontà, ma anche le idee. Allora, continuiamo. Tra l'altro leggo una cosa che mi ha segnalato Vito in serra, portavoce del tavolo regionale Marche Salute Mentale, che dice che dopo un'importante, diciamo così, esperienza di lavoro nell'azienda di telecomunicazione, e dopo una scossa umana incontra il disagio mentale che lo disorienta e decide di cambiare vita e di agire attualmente. Quindi anche questo è un cambio di vita. Vediamo un po' se Vito in serra ci porta anche lui qualche senso di ottimismo. Vito. Sì. Voi pugliate anche voi da me, io non lo so neanche cosa posso dare ai nostri ospiti questa sera. Mi racconto. Ieri sera pensavo a questo incontro perché ho avuto un'altra tavola rotonda ieri, un po' pesante.
specialistica e tecnica sulle questioni, ne accennavi tu poco fa, degli ospedali psichiatrici giudiziari, però è stato un confronto, una tavola rotonda, estremamente dialettica, per usare un termine privato, ma realisticamente l'abbiamo vissuto in maniera contrapposta. Pensavo, dico, ma domani Pugliani mi ha messo questo impegno, accetto volentieri, dico, mi scaricherò domani assolutamente di questa faccenda, vedrò con la scusa di Cristicchi e gli altri ospiti, vedrò di alleggerire un poco, ed effettivamente credo che sia il clima giusto davvero da questo punto di vista. Io non so se si riesce a sentire, perché io sento un rimbombo. Voi riuscite a sentire decentemente? Bene, allora vado tranquillo. Io sì, facevo una bella giornata. L'ho fatta fino a quando sono diventato un ultra cinquantenne, nel pieno ancora delle mie forze, della mia capacità offensiva, antipaticamente offensiva, e non mi costava assolutamente nessuno sforzo, perché lo sono naturalmente antipatico e offensivo, quindi tra l'altro ero pagato anche bene, facevo una cosa di piacere, mi sono sempre occupato di cultura industriale, in questo caso di cantieristica, ricordando l'ingegneria delle telecomunicazioni, quindi vivevo bene, vivevo benissimo. Gli ultimi incarichi poi erano incarichi pruriginosi, delle scommesse anche professionali, delle novità. E mi ricordo in quel periodo mi avevano assegnato una provincia del centro Italia. Stavo bene. E poi mi è arrivata una telefonata. Vado, una telefonata a un'altra città del nord, in cui avevo uno dei miei figlioli che mi aveva fatto regalo. Ha detto, cazzo Vito, tu hai mandato Pierpaolo, lo hai mandato a Roma, Armando lo hai mandato addirittura alla scuola di economia di Manchester, e io voglio andare a Bologna a fare l'università. Vabbè, vai a Bologna, farai la vita grama, anche per una questione pedagogica ed educativa che stanno facendo ancora nei loro corsi di laurea i tuoi fratelli, li farai una settimana da Leone, le altre due o tre settimane le farai poi, ti darai da fare, perché io questo è l'assegnino che ti programmo, poi se vuoi andare oltre a questo sono fatti tuoi come per i tuoi fratelli. Bene, vado, d'accordo, accetto, va. Un paio d'anni, tra l'altro fatti bene, perché Mauro ha sempre avuto questo regalo di non spendere energie e di rimanere in una griglia di liderismo e portare a casa la pagnotta dello studio così come faceva al liceo. Così anche all'università si faceva con i suoi fondamentali, una brava immersione, una bella immersione a tè e limone di 3-4 nottate, si portava il suo 30 a casa tranquillo. Poi mi arrivò questa telefonata, ho capito dalla telefonata che era una telefonata seria, non era un incidente. Vado a Bologna, mi fermo con lui, vedo che c'è qualcosa che ne va. Lui aveva già finito tutte e sei fondamentali, quindi stava rientrando in un'altra parte delicata del suo corso di laurea. Mi fermo e constato che effettivamente, la memoria di Mauro non c'era più. Ne prendo atto? No, non ne posso prendere atto, perché si prende atto di una cosa di cui si ha consapevolezza. Io non potevo avere consapevolezza. Per me, teutonicamente formato alla cultura industriale del 2 più 2 fa 4, non può fare al di sotto di 4, appena appena al di sotto di 4, fa 4, chiuso. E ho constatato che cominciava la necessità, non dico, di rimettere in discussione tutte queste sicurezze. Faccio le mie prove, ho constato questa faccenda dopo una settimana. Beh, insomma, la mia vita cambia,
torno, chiamo la mia segretaria, quindi fammi la cortesia, manda questo fax, le mie dimissioni. Ora, io vi devo dire, racconto anche queste cose, visto che avete invitato a raccontarsi, e poiché già da qualche anno ho deciso che il mio armadio dovesse stare aperto e lo scheletro nell'armadio era necessario che io lo portassi fuori, in piazza, visibilissimo, e allora vi dico tutto, come faccio di solito, quando mi chiedono di raccontarsi. Cambio completamente vita, sapete, in queste organizzazioni, finché hai un incarico di prestigio, di responsabilità, riconosciuto, stai bene. Quando questo contratto non ce l'hai più nell'organizzazione perché decidi di faxare le tue dimissioni e di fare riesplodere la tua vita, si perde tutto. Si perde tutto. Ti cambia la vita. Ho contrattato, logicamente, nel giro di pochissimo tempo, con un fondo particolare, ho contrattato un assegno decoroso per vivere decorosamente io e mio figlio, perché già immaginavo che cosa mi aspettasse. E lì ho ricominciato, sono rientrato a casa dalla madre dei miei figli, da cui ero separato già da diversi anni. Ci riorganizziamo completamente nel senso delle responsabilità e ci diciamo che cosa fare. Ho capito un'altra cosa a quel punto, che la responsabilità primaria, se vuoi anche, se volete, anche dal punto di vista organizzativo e logistico, apparteneva a me. Perché da una parte c'era la sofferenza del cordone ombelicale, la madre. Dall'altra c'era l'offesa di un figlio che si era bacato. E come si era promesso? Io avevo contribuito a farli, a formarli in una maniera adeguata. Questo tradimento comportamentale, questa fessurazione in uno dei momenti importantissimi della vita dell'uomo, che sono i momenti della prova dei figli, proprio in maniera tribale, mi ha disturbato. Dico, guarda, tu stai a casa, tu sei la madre, tra l'altro da un paio d'anni non c'è più, tu sei la madre, stai a casa, continua a soffrire, continua a usare il tuo cordone ombelicale. Io faccio altro, infatti vado da un concessionario, mi cambio la macchina in una settimana, carico mio figlio, adesso ci misuriamo io e te, da solo. Guardate, quando si parla e ci si riferisce a un interlocutore che appartiene al disagio psichico, fate lo sforzo, io invito sempre i miei, coloro che mi ascoltano, coloro che mi invitano, gli amici, nei convegni, nelle università, vado in giro nei sei. Fate lo sforzo di cominciare a capire che la letteratura dell'handicap è una cosa, la letteratura del disagio psichico è un'altra cosa. Il disagio psichico è un ostacolo che tu incontri a un certo punto nella tua vita. Lasciamo stare le motivazioni, c'è una letteratura immensa nel senso, lasciamo stare. Gli americani che sono particolarmente preparati nel loro manuale diagnostico ne portano 300, quindi figuriamoci. Anzi, adesso dovrebbe uscire entro la primavera prossima, l'ultimo numero pare che siano molti di più. Comunque, ecco, vi invito a fare questo sforzo. Io ho cominciato a misurarmi e a controllarmi con mio figlio, a confrontarmi su.
e mi sono accorto che effettivamente era una cosa che io non capivo per niente. In quel periodo mio figlio aveva il coraggio di chiedermi aiuto, poi non me l'ha chiesto, dopo non me lo ha più chiesto. E questo fatto che io, uomo di sicurezza industriale, uomo figlio dell'efficienza prima ancora che dell'efficacia, non fossi in grado di dare una risposta, mi innervosiva ancora di più. Abbiamo girato l'Italia in questa macchina per 3 anni, in tanti posti. Lui che chiedeva cosa mi sta accadendo, e io che non sapevo cosa rispondere. Alla fine di questi 3 anni, io ero a Roma in quel periodo con lui, sempre con lui. Noi abbiamo dormito, mangiato, siamo andati a dormire, abbiamo fatto tutto insieme per 3 anni. E mi dice che vuole rientrare un'altra volta a casa. Nel frattempo ho avuto una proposta di consulenza per una realtà metropolitana che dovevo organizzare per 2 o 3 anni con un'azienda che veniva dalla provincia campana e quindi non aveva esperienza metropolitana, eccetera, eccetera. Ho rinunciato a tutto, anche qui ho rientrato, ho detto no grazie. Quando sono rientrato lì poi comincia, vogliamo chiamarlo, il periodo dei servizi di psichiatria. Fai un tentativo, poi ne fai un altro, poi ne fai un altro ancora, fallisce il primo, fallisce il secondo, fallisce il terzo, il quarto, il quinto. 99 su 100 falliscono perché così si fa per tentativo. Alla fine, quando Mauro ha preso atto della sua sconfitta, perché prendere atto del proprio disagio, della propria fragilità mentale, significa rendersi conto che tu hai avuto una sconfitta della vita nella tua vita. Non è una contraddizione, ma solo in quel momento può cominciare un percorso alto. Quando insieme abbiamo visto, io ho visto che lui registrava questa sua sconfitta esistenziale, io ne prendevo atto, standogli a fianco, e da lì abbiamo cominciato insieme questo percorso. Oggi va al lavoro, ha ripreso l'università, vive fuori di casa, frequenta amici, ha una sua rete sociale di tutto rispetto, è venuto fuori lui l'antico ragazzo di cultura umanista e anche onnivoro per certi aspetti, che è sempre stato, ed è una persona con una collocazione che costruisce continuamente a lui degli equilibri ambientali, intendendo per quella sociale. Allora io dico sempre in maniera asina ai miei ascoltatori, che ovviamente spesso non sanno di psichiatria, non sanno di disagio mentale, non sanno di questo, però dico una cosa molto importante. Guardate, uno psicotico come me, perché nel frattempo sono diventato uno psicotico anch'io, uno psicotico schizofrenico, ha bisogno della risposta di cui ha bisogno una persona cosiddetta alta o normale, tra un milione di virgolette, che sostanzialmente è un'equazione lineare semplicissima. Ha bisogno di un abitare, ha bisogno di un lavorare, ha bisogno di una rete sociale, come tutti gli animali, uomini e donne. Quando arriva un percorso terapeutico costruito su questa equazione, allora lì si vince, perché magari io come il cardiopatico, come il diabetico continuerò a curarmi per tutta la vita con la pilloletta. Sono cardiopatico, lo faccio, se sono diabetico
magari io come psicotico prenderò il mio, fortunatamente spesso, il mio monofarmaco uno o due volte al giorno per tutta la vita. Nel frattempo però io ho costruito e agisco e vivo la mia guarigione sociale. Credetemi, io spesso mi scontro con i miei amici clinici, molti dei quali ancora sono dentro la loro, questa loro nicchia clinica, sono impermeabili, ma sono perdenti. Perché nel frattempo l'evoluzione culturale dell'opinione pubblica nei nostri tempi, nel XXI secolo, è andato avanti. Oggi questa nuova platea culturale impone la visione della guarigione sociale. Quando parlo con i miei amici sindaci, assessori, presidenti di regione, dico: guardi, io adesso non parlo all'uomo buono, un mio amico vescovo di Cosenza, Agostino, diceva: guarda, te lo dico io da vescovo, non mi parlare del buon samaritano, non mi parlare del buon samaritano, non sono. Perché il buon samaritano, se c'è il giorno prima e se c'è il giorno dell'incidente, se c'è il giorno dopo, allora cominciamo a parlare di solidarietà con un'altra visione, un'altra lettura. Ma non parlare di buonismo, perché le persone buone non servono a niente, spesso diventano anche pericolose. Le persone che invece esprimono solidarietà perché costruiscono insieme con chi è oggetto e ha bisogno di questa solidarietà, sono persone positive. Oggi, questo è quello che serve. Servono impianti capaci di ritrovare il senso della vita a uno psicotico come me, e se l'ha potuto fare lo ritrovare. Servono operatori capaci a riabilitare da questo punto di vista, per portare le persone a quell'equazione che vi dicevo: abitare, lavorare, vita sociale, rete sociale. Se non c'è questo, si è antistorici. E gli antistorici, che hanno una posizione tecnica, fanno i conti con quelli come me, sostanzialmente. L'ultima cosa, fammi dire, questa a livello pedagogico, e se vuoi anche strumentale, perché io sono bassamente strumentale, non faccio niente per niente, devo portare sempre a casa la pagliotta. Appartengo a un'associazione, l'Associazione Liberamente, che fa portavoce di tutte le associazioni delle Marche, io per proprietà transitiva, finché non prenderanno a calcio nel sedere, quindi sono il portavoce di questo forum associativo delle Marche e anche del forum nazionale. È una di quelle associazioni che ha deciso di non testimoniare più la rivendicazione. Mi manca questo da anni. È un'associazione che ha deciso di: mi serve questo, perché questo è il mio bisogno, ti dico quello che devi fare, te lo costruisco, te lo progetto, decidiamo insieme e lo facciamo. Questa è la differenza ed è il mio sforzo quotidiano nei riguardi degli altri momenti associativi, delle altre associazioni, quello che funziona pedagogica. Che guardate, non rivendicate, perché comunque contro il potere sei sempre perdente, perché appartiene anche al concetto di democrazia stesso. Però devi non vincere, ma devi convincere. Nel momento in cui tu convinci, stai vincendo. Questo è il nostro compito. E per convincere dobbiamo essere, dobbiamo dire, progettuali. Ecco, dobbiamo saper progettare. Dobbiamo dire noi che cosa ci serve, come costruirlo e come deciderlo. Scusate se ho fatto lungo, ma...
qui a Pergola, no? A Pergola. Bene. Quindi, è una delle più belle realtà d'Italia, mi dicono. Bene. Allora, il presidente della comunità montana, Massimo Ciabocchi, che in qualche modo fa la scuola a un'altra autorità che chiamo in campo, nel nome dell'ASUR di Macerata, naturalmente Paolo Nanni ci sta dentro come ci sta fuori. Perché in effetti quanto fa i progetti di Paolo Nanni mi sembra che siano dei progetti talmente creativi, talmente fuori dallo schema di un'istituzione, allora dico, ma sta dentro o sta fuori? Paolo Nanni non sta mi bene l'ASUR di Macerata, in effetti di cose ne ha fatte, al suo attivo ha numerose esperienze organizzative, tra cui il progetto internazionale RedNet e il recente Va bene Cantautori a Montecoso, dove c'era anche Cristina. Quindi a Paolo Nanni anche a lui chiediamo una narrazione e so che si va a trattenere per le esperienze che ha avuto. Sì, cioè, tu fermami, lo sai, ormai tra noi c'è un rapporto di interdipendenza in senso positivo. Sappiamo bloccare la vicenda essendo tutti e due un po' logici. Allora, innanzitutto hai ragione che ho fatto in modo, sono stato uno dei pochi fortunati che in questo momento in Italia, che esagerazione però, non è un'esagerazione irreale, ha fatto in modo che il suo lavoro gli somigliasse, invece del contrario, no? Perché purtroppo, per fortuna, come si dice, Fat Club, tu non sei il lavoro che fai, invece di solito tu sei il lavoro che fai, la tua identità si rispecchia talmente tanto nel lavoro che fai che in questo momento il più grosso disagio, tanto che io direi quasi che è una società tutta che è malata o non è per niente malata, il più grosso disagio che viviamo a livello, lo dico, di quantità, è quello della dignità, dell'identità di ben tre generazioni di giovani tra i 20, 30, 40 che specchiandosi nella precarietà diventano capaci di sviluppare un'identità precaria, specchiandosi nelle frustrazioni un'identità frustrata, eccetera, eccetera. È una premessa che mi porta a dire che io non sono stato più furbo degli altri, ma semplicemente più fortunato, perché sono caduto per caso nella rete dell'ASO, dell'azienda sanitaria. Io sono un comunicatore e sono stato chiamato per fare dei progetti sui giovani, sai, solite cose, progetti sui giovani, quelli che hanno il fiato corto, che il rubinetto si apre e si chiude con intermittenza veramente incredibile, si parla di anni quando va bene e di mesi quando va male. Però io stesso non l'avrei mai detto, ho avuto un futuro. 10 anni fa, o forse addirittura adesso 11-12, ho cominciato facendo una ricerca e poi sono rimasto a fare progettazione, cioè interventi per 3 ambiti, alcol, droghe, HIV. Interventi di prevenzione, quindi rivolti a tutti, addirittura alla popolazione generale, no? Se non mi dovessi fermare ai giovani perché diventa poi il target specifico, mancando risorse, cerchi sempre di selezionare il target. Fare interventi di prevenzione è una cosa su cui mi sono buttato con grande voglia ed empatia, cioè mi piaceva proprio, mi dava stimoli da un punto di vista comunicativo, perché innanzitutto ti sentivi Davide contro Golia, perché mi sono subito reso conto che c'è una società che spinge invece le droghe, l'alcol e le altre sessioni trasmissibili. Come? Ecco, è una delle grandi lotte che io sto contribuendo nel mio piccolo a fare. Cioè quello di far vedere che c'è un filo rosso che collega l'eroina alla tessera del supermercato. Cioè che in una società dei consumi in cui io, non io, Paolo Nanni, ma io, società, civiltà, aziende, agenzie, multinazionali, non faccio altro che bombardare le stimoli attraverso la televisione e gli altri media. Suggestioni che dicono hai un bisogno, premi il pulsante. Vuoi qualcosa, premi il pulsante. Vuoi divertirti, premi il pulsante. Cioè cerca la scorciatoia, cioè ottienilo subito. Non è che sto inventando niente di nuovo, Pasolini aveva già detto che il consumismo ci aveva cambiato più profondamente di quanto è riuscito a fare il fascismo nell'identità. E lo diceva tanto.
Per cui non dico niente di nuovo, ma in realtà la consapevolezza sociale di quello che sta avvenendo l'abbiamo conquistata in questi 30 anni, 40 anni che ci distanziano dalla denuncia, forse qualcuno anche prima di Pasolini l'aveva detto, anzi sicuramente. E la risposta è no, perché in effetti da un punto di vista comunicativo, da un punto di vista dell'approccio, dell'impostazione con cui guardiamo il fenomeno, per esempio, delle droghe e dell'alcol, non siamo ancora tutti d'accordo. C'è ancora chi preferisce il motivo per cui i ragazzi si drogano, già ha detto il motivo, dimostra la sua ignoranza. Perché sta riducendo, semplificando un fenomeno multisfaccettato, che è pieno di motivi, non di uno. Affidare l'abuso alcolico, i problemi di droga a un settore della popolazione, è un problema dei giovani, per esempio. È una grande grossolanità. E non capiamo che fa parte di tutto il nostro sistema, perché, come vi ho detto anche l'altra volta, io per esempio ho una certa tendenza ad una dipendenza, come tutti noi in questa sala ce l'abbiamo. La mia, per esempio, è un gioco d'azzardo. Mi sono iscritto a Poker Stars anni fa, adesso per fortuna ho lasciato perdere un po', però il poker è forte. Vabbè, il gioco d'azzardo è la dipendenza che sta più di più sollevando guadagni anche per lo Stato, come abbiamo a volte detto, che con una mano prende i soldi dal gioco d'azzardo o dalle sigarette e dall'alcol e con l'altra fa gli interventi di prevenzione. Quanta portata c'è per quello che preleva e quello che dà per rendere più consapevole la scelta? E qui arrivo al tema che più mi interessa toccare, che ci collega all'arte e al fatto che io e te ci siamo conosciuti in silenzio. Cioè, cosa puoi fare se c'è tutto, perché io ho fatto una visione che è pessimistica purtroppo finora, se c'è tutto un sistema che gira intorno a spingere questa ottica, diciamo che non guarda oltre il palmo del naso, se io voglio qualcosa lo devo ottenere subito, non posso sopportare sacrifici, no, io la devo avere. E le droghe da cosa che erano negli anni 60, 70, protesta, sono diventate perfettamente integrate al sistema. Tanto che principalmente si usano sostanze per stare dentro, non per stare fuori, per divertirsi di più, per essere più prestazionali, non per stare fuori dal sistema, per starci dentro. Cosa puoi fare? Fai come le pubblicità degli alcolici? Ti posso vendere una suggestione. Ti dico, premi il pulsante. Il mio pulsante gamba, è la salute invece che la non salute. No, non può funzionare. Non funziona innanzitutto perché io sono ASUR e quindi devo essere ingessato, non posso creare messaggi, fare interventi che sono fuori dalla dimensione dell'istituzionalità, dell'informazione scientifica precisa. No, non è questo il problema. L'informazione scientifica è la base, perché da lì non posso assolutamente prescindere. Ma poi la suggestione io non la devo creare per rendere passivo chi ho di fronte a me, come fanno le pubblicità, non solo quelle degli alcolici, ma anche delle merendine. Devo fare invece un'azione di stimolo all'attività, al pensiero critico. Come ti dicevo prima, la sintesi perfetta per questo concetto che sto cercando di portare davanti a voi è: se mentre nelle azioni che compierebbe un'agenzia per vendere un prodotto, l'idea è quella di ti porto una risposta e ti faccio vedere quanto questa risposta è efficace, anche con delle baggianate enormi, tanto che la pubblicità è basata sulle solite cose, il sesso, il bisogno di successo, di status sociale, insomma ti vende questo, che sta dietro il prodotto, prendi il prodotto e tu avrai questo. Noi non possiamo vendere una scorciatoia come fa la pubblicità, anzi, dobbiamo vendere il percorso lungo. E quindi non possiamo vendere una risposta, non possiamo veicolare una risposta, bensì una domanda. Ecco che cambia tutto, da semplificato, preconfezionato, da freccetta che colpisce il bersaglio, cambia tutto. Io mi devo mettere a pari con te, non trattarti in modo passivo, ma anzi coinvolgerti e riflettere insieme e discutere, scambiarci opinioni, punti di vista.
così il messaggio sarà condiviso. E così soprattutto avrò attivato quello che mi interessa, il pensiero critico. E allora è meglio fare la domanda, e la risposta la raggiungi tu dentro la testa. E cos'è quella cosa che nella nostra società è l'unico forse barlume che ci è rimasto per fare domande? È l'arte. L'arte si basa su una serie di punti di vista, molte volte anche provocatori spiazzanti, ed è capacissima, mi viene in mente stare in cinema Kubrick, di fare tante domande senza dare le risposte. Tanto che poi ti crea anche un moto interiore. Se sei stato colpito da un film di Kubrick, la prima cosa che fai è: ma dove vuole arrivare a parare? E in realtà sei tu che stai andando a parare da qualche parte. Sensazione che dà, per esempio, Arancia Meccanica, parlando di violenza, non è certo la soluzione alla violenza, o giudicare la violenza, o dire che ruolo ha nella società, ma di fare tutte queste e trasformarle in domande. Che ruolo ha la società, la violenza nella società? Come si cura la violenza nella società? Forte, no? Da questo punto di vista, adesso vado al concreto, stammi bene il progetto di cui mi occupo, pienamente sanitario, non è un'associazione, cosa che spesso si dice, appunto, perché non si capisce che è sanitario. Ha usato i linguaggi fino adesso soprattutto del teatro, della musica, perché sono quelli che permettono anche di creare più interazione. Abbiamo creato uno spettacolo teatrale, ad esempio, che si chiama Trove Rock Story, il cui scopo non è quello, per esempio, per far capire qual è come si trasforma quello che ho detto in teoria nella pratica, quello di far vedere quanto Kurt Cobain è stato stupido a massacrarsi, cioè no, è il contrario, è quello di grattare la superficie e andare a vedere quanto è sfaccettato il fenomeno di cui parliamo. Quindi in questo spettacolo, ad esempio, c'è la storia del rock degli anni 50 fino ad oggi, intrecciata a quella delle droghe, con due personaggi, Mr. White e Mr. Black, che litigano tra loro, perché ognuno ha la sua visione di come è andata la storia. Il messaggio vero di questo spettacolo è: ognuno potrebbe costruirsi la propria storia, la propria memoria, che è l'identità. E in questo modo, ovviamente, lo stimolo è che quando è finito lo spettacolo qualcuno dirà: ma come hai fatto a non metterci le zeppole? E poi non hai saputo questa cosa? Perfetto, stai integrando quello che è per forza non è completo, perché non è impacchettato, ti vuole coinvolgere, non vuole dirti quello che tu non sai. È diverso l'approccio. E proprio grazie ai tuoi alunni del tuo corso abbiamo fatto un'azione che è stata ancora più ambiziosa, perché siamo riusciti, diciamo, a infilarci in un progetto internazionale con 10 paesi europei, in cui il nostro laboratorio video, dico nostro intendendo il nostro Stammi Bene e dell'Accademia delle Belle Arti, del corso di linguaggio multimediale del professor Pugliani, ha creato dei video che dovevano essere capaci di avere questa obliquità, cioè saper fare domande, non dire solo la dipendenza fa male, ma dire qualcosa di più stimolante, più capace di far nascere la domanda. Da questo punto di vista io vi voglio far vedere, come atto finale di questo mio contributo alla narrazione, due cose, no? Che ne so, uno spot come quello di Bacardi Breezer, confrontato con un cortometraggio di quelli prodotti dai tuoi alunni. Allora, mai andato in onda in Italia, Bacardi Breezer. Vediamo una nave, dovremo trovarci nei pressi dell'Artico, perché guardate che schifo. Ma attenzione, in questa atmosfera uggiosa, fredda, glaciale, c'è un party. Guardate i colori, i vestiti, già come diventano più sensuali, seducenti. È la bottiglietta, guardate, è illuminata dall'effetto che ha. Non si erano mai accorti di avere una strafiga nella nave, perché mancava l'oggetto giusto a scatenare questa sensualità. Bacardi Breezer, unlock the night, sblocca la notte. Ecco la risposta. Non c'è la domanda, lo so già che ti vuoi divertire, no? Questa è la risposta. Vediamone uno invece che va sulla domanda. Realizzato da Michele Falleri, un ragazzo di 20 anni.
Lo stimolo era la dipendenza. Una volta che vi dico lo stimolo, ecco che si ricostruisce quello che ho visto. Che cosa ho visto? A me piace tantissimo questo video perché, appunto, no? Non vediamo né qualcuno che si inietta eroina, né qualcuno che sniffa cocaina, ma vediamo semplicemente la ripetizione, che è forse uno dei drammi più grossi della società contemporanea. Cadere sempre, sempre, sempre nello stesso circolo vizioso. A cui si collega all'improvviso l'immagine bellissima di una TV che non trasmette niente. Grazie. Solo sospesi perché ci sono tante altre cose da dire, ma una cosa che vorrei segnalare, per quanto riguarda questa attività, la possiamo individuare totalmente in questo programma che avete a disposizione. E tra l'altro vi dico anche che questa, diciamo così, questo incontro l'abbiamo registrato completamente sul web di Cagli TV, andrà in onda e speriamo insomma che ci sia una platea sempre più ampia a poter, diciamo così, confrontarci su queste tematiche. Grazie, a dopo. Fin dal Natale del 1941. Garbato amore mio, te voglio anch'io, ma me ne devo andare, che non c'ho voglia di fare il soldato, io sono nato per stare con te, e non c'ho voglia di fare il soldato, io sono nato per stare con te. Se in questa guerra morissi anch'io, amore mio, non ti disperà, che in ogni posto distinta signorina, resterete meravigliata nel ricevere la presente e che persona a voi prettamente sconosciuta si accinga a scrivervi. Fu leggendo queste parole che diventai ufficialmente madrina di guerra. Mi stavo per diplomare l'istituto magistrale quando a scuola ci incoraggiarono fortemente a sostenere la patria e i nostri soldati, dando loro tutto il conforto di cui avevano bisogno. Quello che si dona con amore non costa sacrificio, né aspetta ricompensa, ci ripetevano le insegnanti. Era una specie di adozione a distanza. Ricevevamo molte lettere al giorno dai nostri figliocci. Soldati che scrivevano chi dalla Russia, chi dall'Africa, chi da qualche paesino sperduto dell'Italia, e noi dovevamo rispondere, facendo sentire loro che la patria gli era riconoscente per il loro coraggio. Inizialmente venivamo spronati a intrattenere queste relazioni epistolari perché diffondevano e consolidavano i valori fascisti. Dopo un po' però cominciarono i controlli e i sequestri delle lettere che ci arrivavano. I racconti dei soldati al fronte svelavano le reali condizioni della vita in guerra. Verità scomode, spesso taciute dagli organi di informazione ufficiale. Fu proprio in questo frangente che iniziò la mia corrispondenza con il soldato Carlo. Cara amica, forse è questo clima rigido che non ci dà più tregua, forse è la notte più cupa e silenziosa in cui non si intravede un filo di speranza, forse è lo stato d'animo dopo 16 mesi lontano dalle cose lasciate che crea questa stanchezza di spirito, chiamata nostalgia. Ma tutto passa.
passano i dolori come passano le gioie, lasciando nell'animo un senso di stanchezza e di rimpianto. Le battaglie continuano, ma chi era così tanto tempo in questa atmosfera rombante ha ormai l'impressione di essere nel suo elemento e attende con ansia il giorno in cui potrà rivedere la sua amata patria.